Carissimi amici di Outbreak Channel, ben ritrovati. Oggi con voi affronteremo un argomento di particolare interesse per i ricaricatori, ma soprattutto per i tiratori sportivi. Torneremo a parlare in un certo senso di ricarica e lo faremo testando un prodotto della slovena Armanov. Ve lo ricordate quando abbiamo provato il clickable, il pomellino micromedico di regolazione del cassettino dosapolvere Dillon? Oggi proveremo questo nuovo accessorio specificatamente realizzato per il mercato italiano, che è un verificatore di munizione completa per il 9x21. Il calibro nostrano, che tanto nostrano poi non è perché è un calibro che nasce in Israele, appunto 9x21 IMI sta per Israel Military Industries, e praticamente cosa ci consente di fare questo simpatico accessorio? Ci consente di verificare la perfezione realizzativa dei nostri proiettili prima di portarli sul campo di gara. Inizieranno a storgere un po' il naso tutti quelli che affermano che la loro pistola non abbia mai avuto inceppamenti perché è un'arma perfetta, ma in realtà il problema quando si fanno certe affermazioni è che alla base si spara non sufficientemente tanto da riscontrare i malfunzionamenti, o comunque non lo si fa in contesti in cui il malfunzionamento ci impone di farci caso, perché quando ci alleniamo, spariamo tra amici, se non va in chiusura il carrello, gli diamo un colpettino e ci scordiamo di ciò che è successo. Quando succede invece in gara, diventa un problema, perché diventa un problema di calo di concentrazione, di tempo perso, e qualche volta l'inceppamento è un po' più grave e si perdono anche tante posizioni in classifica. E per chi ha fatto tanti chilometri, ha speso dei soldi per un'iscrizione e magari si è allenato duramente, questo diventa un discorso inaccettabile. È per questo che la maggior parte dei ricaricatori utilizza dei metodi per verificare le proprie munizioni prima della gara. E il metodo più semplice, quello che ho utilizzato anch'io fino a poco tempo fa, vedete, la camera di cartuccia è completamente vuota, il caricatore è vuoto e l'arma è scarica. Il metodo, dicevo, più facile, più immediato, meno dispendioso per verificare le proprie cartucce prima di andare a fare una gara è quello di prendere la canna della propria pistola e passare cartuccia per cartuccia in camera tutte le munizioni che ci serve di portare alla gara per verificare la corretta alimentazione. Questo metodo presenta l'inconveniente essenzialmente unico di metterci molto tempo, perché bisogna portarsi e prepararsi una cartuccia per volta, ma non è di per sé un metodo significativo per essere sicuri di aver realizzato la migliore cartuccia possibile, perché non tutte le camere delle varie armi, delle varie pistole, hanno delle tolleranze così precise da poter stabilire che se lì entra la cartuccia è perfetta. Anzi, quasi mai tutte le camere tendono ad avere una certa tolleranza, fosse non altro solo per il fatto che quando si spara la temperatura d'esercizio della canna si innalza e i materiali tendono a avere una dilatazione termica, per cui se fossero perfettamente a norme CIP si potrebbe rischiare un inceppamento dovuto all'incollamento della superficie della cartuccia con le pareti della camera di cartuccia stessa. Per ovviare a questo,
Cosa possono fare i tiratori? Generalmente fino ad oggi si ricorreva all'uso dei tamponi, che sono delle camere di cartuccia finte realizzate a misura chip. Ricordo che chip sono le misure standard ufficiali di ogni calibro, e questi tamponi permettono di passare in maniera sufficientemente precisa tutti i colpi al loro interno per vedere la bontà costruttiva degli stessi. Ovvio che il problema del tempo rimane lo stesso, bisogna passarne uno per uno e poi metterseli a posto. Con questo parallelepipedo in alluminio anodizzato, ricavato dal pieno da un unico pezzo con una macchina a controllo numerico molto precisa e che consente appunto la riproduzione perfetta e precisa delle camere di cartuccia e a misura chip, è possibile procedere alla verifica simultanea di 100 colpi, e grazie a questo accessorio che l'Armanov fornisce a corredo nella bellissima, abbiamo visto, scatola di trasporto, grazie a questo accessorio è possibile trasportare da il verificatore alla scatoletta portacolpi e viceversa tutti e 100 colpi nello stesso tempo in un'unica operazione. Vediamo adesso come utilizzarlo. Metodo classico, quello un po' per i poverelli per intenderci, con la nostra canna in mano a cercare di vedere se i colpi entrano correttamente con la giusta acustica, cioè anche sentire con l'orecchio se arrivano tranquillamente alla fine della camera di cartuccia con la fine del bossolo. Bisognava prendere un colpo per uno e verificarli, così come andava fatto anche utilizzando il tampone. È un metodo sicuramente molto dispendioso in termini di tempo. Con il nostro kit della Armanov possiamo utilizzare anche il coperchio per raccogliere i colpi tutti insieme. Questa operazione non è un'operazione così facile come quella reversibile, quella contraria, però è possibile con un po' di attenzione posizionare tutti i colpi all'interno del nostro coperchio e quindi inserirli nel nostro verificatore in 9x21. A questo punto emergono subito il paio di colpi che possono dare dei problemi perché non entrano perfettamente nella camera di cartuccia. Occorre quindi levarli, sostituirli con dei colpi perfetti, e a questo punto possiamo procedere all'inserimento simultaneo delle nostre 100 cartucce pronte per l'utilizzo direttamente nel nostro blister contenitore delle munizioni. Così facendo le ritroveremo già tutte perfettamente allineate e pronte da portare sul campo. Seppur è vero che questo tipo di accessorio si rivela di grande utilità soprattutto per chi ricarica e quindi si può trovare a utilizzare dei bossoli che non abbiano tutti la stessa vita utile sulle spalle, alcuni di primo, secondo sparo, alcuni di decimo, quindicesimo sparo, è difficile poi se si mischiano andare a vedere quello che meglio degli altri tiene la ricalibratura e quello che invece subisce delle deformazioni. Ma è anche vero che ultimamente la produzione di alcune case ha un po'
peccato di realizzazione anche sul prodotto nuovo di fabbrica. Capita che abbiano la cartuccia riuscita male perché magari la palla ha piegato il bavero e il bordo del bossolo. Per evitare di incappare in questi problemi anche chi si dovesse trovare a fare la gara, e per questioni di tempo o di opportunità, perché non è magari un agonista, si ritrova a comprare una scatola di munizioni di fabbrica, anche dalla scatola di munizioni di fabbrica è possibile procedere con le dovute cautele all'inserimento nel coperchietto del nostro kit di verificazione delle munizioni e quindi passare 50 cartucce alla volta o 100 a seconda dei casi nel nostro verificatore. Anche qui cosa faremo? Una volta che le abbiamo messe nel nostro coperchio, inseriremo sopra il nostro verificatore e andremo a vedere subito i colpi che non entrano perfettamente all'interno delle camere per poterli sostituire immediatamente senza rischiare di ritrovarsi l'inceppamento durante i pochi secondi di uno stage di una gara di dinamico. E potremo anche utilizzare dei coperchi normali delle cartucce commerciali per poter inserire tutti quanti i colpi in un'unica soluzione, come vedete, e avere in ordine in poco tempo e verificate tutte le munizioni che ci occorre portare per disputare una gara o anche solo per non andare a sprecare quella che può essere una sessione d'allenamento o il tiro informale per divertimento. Questo dell'Armanov non è sicuramente un prodotto eccezionalmente nuovo, c'è da dire che però per il 9x21, per il calibro più utilizzato da noi in Italia, non sono tantissimi i produttori che ne realizzano, perché all'estero, sapete, è più diffuso il 9x19, quello che da noi è conosciuto anche meglio come 9 Parabellum. Il costo di questo utile accessorio si attesta intorno ai 100 euro, che più o meno è il costo d'acquisto per tutti i prodotti di simile fascia. Ma vi ricordo che Armanov ha concesso a tutti i followers del canale Outbreak Channel un codice sconto specifico che vi consentirà un risparmio del 10% anche su questo acquisto. Benissimo, anche per questa volta è tutto. Vi ricordo e vi rinfresco la memoria sul codice promozionale per ottenere lo sconto del 10%. Vi invito ad utilizzarlo, perché incontro ogni tanto qualcuno che mi dice: ah, ho preso il tale articolo che mi hai presentato su un video, però non ho utilizzato lo sconto perché l'ho fatto dal telefonino. Per favore fatelo, cercatelo, perché oltre a un risparmio, che è comunque un ottimo motivo, date anche un feedback al canale sugli acquisti fatti e quindi date anche la possibilità a me di poter provare sempre più oggetti che possono rivelarvisi utili come questo, e quindi crescere sia nella ricchezza dei contenuti ma anche nella più ampia disponibilità di informazioni per voi che mi seguite. E a questo proposito vi chiedo, se vi è piaciuto questo video, di, come di consueto, cliccare nel pulsantino in basso a destra del vostro schermo per esprimere l'apprezzamento con un graditissimo like, e se pensiate che altri come voi possano essere interessati ai contenuti di questo video, condividerlo su tutti i social. Se infine ancora non l'aveste fatto, ricordatevi di sottoscrivere l'abbonamento gratuito al canale cliccando sopra il mio faccione con la maschera antigas. Attivando la campanellina delle notifiche riceverete in tempo reale tutti gli aggiornamenti e non vi perderete più nemmeno un video. Anche per questa volta è tutto, appuntamento come sempre alla prossima!